Bello Niccolò Pedercini. Siete gemelli voi, vero? 29 Giacomo Moraiti. Giacomo destra. 30 Davide Longo. 31 Federico Rosa. 32 Niccolò De Caro. De Rubrevic. 33 Tommaso Mercaldo. Sì, facciamo un po' di Francesco Cesano è la distribuzione. Na startu. Má ohnutý hůlky. Jo, Tereska to mi byla. Jedu! Grazie alla categoria Pionieri, complimenti, sempre fortissimi, e passiamo alla categoria Dame, al terzo posto da Milano, ospite dell'Hotel Milano, Elena Fiatta, e brava prof, è la prof delle ragazze dell'Istituto Leone XIII, bravissima Elena. Al secondo posto da Perugia, ospite dell'Hotel Vedic, Donatella Caprioglio, brava Donatella. Eccola qui sul secondo gradino del podio. E la vincitrice nella categoria dame arriva da Roma, ospite del Residence Roda, Martina Facchini, brava Martin,
Ormai Martina è cresciuta un po' anche qui a Santa Caterina, diciamo parecchi anni che viene a fare le vacanze la settimana sulle nevi di Santa Caterina Valpurva. Bravissime, una foto sul podio per le premiate coppe delle prime tre classificate. Ancora una foto, la metteremo poi in mondovisione su tutti i telegiornali questa sera, mi raccomando, accendete la prima notizia, tac, gara dell'ospite Sant'Inofi. Continuiamo con la categoria veterani, al terzo posto da Perugia, ospite dell'Hotel Vedic, Paolo Pettirossi. Vai Paolo! Ecco qua, signor Paolo. Al secondo posto da Livorno, ospite dell'Hotel Cevedale, Claudio Ballatti. Eccolo qui, ha fatto anche la fiaccolata, bravo, complimenti a Claudio. Vincitore nella categoria veterani arriva da Cantù, ospite dell'Hotel Paradiso, Massimo Facchi. Bravo Massimo. Al terzo posto da Roma, ospite del Residence Roda, Cristian Crescenzi. Bravo Cristian. Al secondo posto da Milano, ospite dell'Hotel Milano, Stefano Zalavoni. Un accompagnatore del Leone tredicesimo. Ste, bravo Ste. E al primo posto, in first place, Miroslav Kokarec. Bruno. Dalla Cecchia, da Brno, la famosa località dove c'è il MotoGP. Lui si è abituato ad andare forte con la moto. Miroslav! Ok, grazie, thank you! Alla categoria seniores e passiamo alla categoria snowboarder. Al terzo posto, Vincenzo Clemente. Bravo Vincenzo! C'è ancora un po' di vin brulé per chi è arrivato adesso, c'è ancora un po' di vin brulé, se volete ancora approfittarne. Andiamo a chiamare il secondo classificato.